Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Finalmente sono anch'io qui a registrare il video haul dei salti, finalmente. Ho fatto diversi acquisti, sia online che nei negozi. Senza perderci troppo in chiacchiere, iniziamo subito. Partiamo dagli acquisti online. Arrivo subito. Amazon. Ho fatto degli acquisti su Amazon e ho preso innanzitutto questo scaldacera qui. Mi serviva uno scaldacera. Io come scaldacera avevo soltanto quello lì al rullo. Però mi rendo conto che quello è molto comodo per le gambe, ma scomodissimo. Cioè non si può utilizzare per il baffetto o per queste zone così, oppure per le braccia. E ho detto ok, prendo uno scaldacera. Questo è tipo multiuso perché può essere utilizzato sia per mettere il barattolo, quello classico della cera, ma l'ho preso anche perché il prezzo era ottimo. E poi oltre allo scaldacera c'erano, oddio, all'interno queste che vi faccio vedere. C'erano questi kit di ceretta qui, ce n'è anche un altro, non mi resta, non erro, sono 4 o 5 di questi kit. Diversi colori, e penso che ogni colore abbia anche degli ingredienti diversi, non lo so, questo non l'ho ancora visto. Però ho iniziato ad utilizzare quella lì giallina per alcune zone del viso, per il baffetto, qui un po' la zona del sopracciglio. Non ho mai provato questa cera che si scioglie, vi faccio vedere come diventa. E una cosa che ho notato di questa ceretta è che non sporca e non rimane appiccicosa come la ceretta normale. Va subito via poi con l'acqua, tipo lo mettete qui, si raffredda, tirate, non avete la zona appiccicosa, cosa che io odiavo. Io ho sempre avuto un pochino di problemi con la cera normale, mi è sempre grato un po' della follicolite, anche qui sul baffettino, un po' qui sul mento, mi ha sempre fatto follicolite. In realtà questo, ho fatto una piccola prova in questa zona qui per vedere se effettivamente mi creava problemi di brufoli, follicolite, e dita incrociate, non vorrei parlare troppo presto, fino ad adesso, sono 2-3 volte che la utilizzo, non mi ha dato problemi di follicolite, brufoletti. Lo scaldacera, aspettate, lo scaldacera è fatto così, eccolo qua. All'interno sono uscite anche le stecchette, queste che potete utilizzare per fare la cera, un pirottino, che sarebbe un pirottino di quelli per i dolci, quindi potete utilizzare anche quelli, da mettere qui all'interno quando non volete utilizzare troppo prodotto. Io infatti ho messo una quantità che andava benissimo per fare solo piccole zone, e quindi ho utilizzato il pirottino, questo più piccolino, che così evita anche gli sprechi. Alla fine magari ho sporcato un po' qui giù, ma vi assicuro che è facilissimo pulire. E oltre questo, aspettate, e poi è uscito anche questo secchiello qui, che va messo anche questo all'interno dello scaldacera. Comunque questi erano tutti i pezzi. Visto che è un prodotto che si trova online, tutte le cose che insomma ho comprato online, vi lascio il link giù nell'info box. Un altro prodotto che non vedevate l'ora di vedere su Instagram, vi ho spoilerato un po' su Instagram, è il ferro per capelli. Allora, io ho fatto questi capelli ad onde 2 giorni fa. Li ho fatti 2 giorni fa e li ho anche pettinati tantissimo, li ho aperti, li ho pettinati. Però l'effetto, questo effetto, mi piace tanto. Io adoro questa tipologia di piega e cercavo un ferro adatto ma che non costasse tantissimo. Io ne avevo uno delle stesse dimensioni di quello che ho comprato adesso, che però era proprio antico, ragazze, era tipo fatto tutto di ferro, sapete, ci metteva 3 ore per riscaldarsi, rovinava comunque il capello, più di un ferro di nuova generazione. Ho fatto un giretto sul mio amato e fidato Amazon e ho preso questo ferro della Remington. È un ferro da 19 mm. Su Amazon c'erano tantissime tipologie di ferro. Questo l'ho pagato 15 euro. C'erano alcuni che costavano anche meno, ma non ve li consiglio. Sono tipo super cinesi. Quelli sono proprio di ferro e sono soltanto colorati. Quelli non ve li consiglio. Ce n'è uno a cono. Oltre ad avere un effetto che non è come questo, perché questo fa un effetto che si fa in maniera manuale, ma è facilissimo da fare. Anzi, lasciatemi dei commenti se vi interessa un video dedicato appunto a questa piega. Il calore, potete regolare il calore, il ferro è ben fatto, funziona bene. L'ho utilizzato già 3-4 volte e per il ferro, a differenza del make-up che può avere diverse reazioni, posso già subito consigliarvelo perché insomma il lavoro che deve svolgere è quello. Il ferro in questione è questo. Questa è la grandezza effettiva. Per fare questa piega, questo pezzo non ci serve nemmeno, ma vabbè, c'è e ce lo teniamo. Qui ha la spia per accendere il ferro, per regolare appunto la temperatura. Non escono i gradi sopra, però insomma ve ne accorgete dalla rondella. Sono stata felicissima di questo acquisto perché è bellissimo, la piega dura un sacco di tempo e poi l'ho pagato davvero pochissimo, quindi 15 euro, non ricordo se 15 euro è qualche centesimo, però non più di 15 euro. Passiamo ad altri acquisti che ho fatto. Sono andata da Tezenis e da Tezenis ho preso
come in maniera rituale, un pigiama. Ho scelto di prendere questo pigiama qui con questo gattino. È super caldo, super peluscioso, mi piace tantissimo. L'ho pagato 12,50€ perché era in saldo al 50%. Vabbè, sotto c'è il suo pantalone bianco che non è in paille, un classico pantalone. L'unica cosa che i pantaloni di The Zenith, sono una S, no? La maglietta mi va benissimo, il pantalone mi va sempre un po' largo, c'ha su quell'elastico, che non è un elastico bello, duro, è un elastico sempre abbastanza morbidino, e quindi i pantaloni mi cadono un po'. Sempre da The Zenith ho preso su questa maglietta che indosso, che è una maglietta nera termica. Una maglietta super versatile, io ve la consiglio specialmente in questi periodi che fa abbastanza freddo. Tiene davvero molto caldo perché all'interno ha un tessuto di cotone termico. Io volevo prendere anche quella col collo termica, però sono due volte che ripasso. Queste non vanno in saldo, l'ho pagata 12€ se non erro. Volevo anche quella termica che costa 14€, 13,99€. Sono due volte che vado in negozio e sono terminate, cioè la mia taglia non c'era. Perché prossima settimana partiamo anche per la neve, quindi voglio una maglietta di cotone termico col collo perché soffro tantissimo il freddo. Passiamo a Zara. Da Zara avevo fatto acquisti online e vi faccio vedere il primo capo. Il primo capo che ho preso da Zara è stato questo maglioncino con queste paillette, che sono delle paillette molto carine perché sono tipo olografiche. Vedete, sembrano argento, ma poi sotto le luci sono olografiche. Mi è piaciuto molto questo in saldo, costa 19€ perché senza saldi costa 30€. Non l'avrei mai presa senza saldi perché non ci vale 30€ in effetti questo maglioncino, perché il peluche che c'è sopra, a parte cade, un po' si rovina con il lavaggio, ma è una pelliccia. Sono stata contenta di prenderla con i saldi e pagarla a 20€ perché comunque veste bene, le paillette sono un pochino più particolari, però effettivamente a prezzo pieno non l'avrei mai presa. Poi, sempre perché dovevo partire per la neve, avevo preso questo cappottino sempre nella sezione Zara Kids, che è un bomberino super caldo, ma mi va malissimo, ci sono proprio brutta con questo cappotto addosso, non lo so, mi fa enorme sopra e sotto ci sono queste gambettine, così veste malissimo. Di questo farò il reso, però raga, è di un caldo incredibile, con i saldi avevo pagato 17,50€, ma veste che è una cosa bruttissima. Però ve lo faccio vedere comunque indossato, e ho preso questo. Poi ho preso due jeans della taglia 34, questa qui. E sono della linea base, non sono come quelli che avevo fatto vedere l'altra volta. Molto carino perché questo ha un dettaglio qui nel lato con tutte queste pietruzze su nero. Bello, molto bello anche il prezzo. L'ho pagato, mi sembra, 17,95€, quindi ci sta per un pantalone del genere perché il dettaglio è bello, anche la qualità. Questo dovrebbe andare a tipo 3/4. Un po' più sopra della caviglia, a me va perfetto. Se siete bassine, se uno è 60 o 61 così, e vedete su Zara questi capi che sulle modelle vanno un po' a 3/4, sappiate che a voi vanno perfette, super skinny alla caviglia. Molto bello, ma penso di fare il reso di questo, perché ha un problemino che io proprio non sopporto e non riesco a passare avanti a questa cosa. Dietro, sulle ciappette, fa un effetto wow, fantastico, bellissimo, ma avanti ragazze, vi segna il cavallo della posta patafiocca. Ed è una cosa che io odio terribilmente quando si vede così tanto quello. Dipende molto dalle persone, cioè chi si nota in più, chi si nota in meno. È molto bello come pantalone, però secondo me la cucitura lì doveva essere un attimino un po' più bassa. Niente, mi segna troppo, mi dà fastidio, non mi sento a mio agio, e quindi penso di fare il reso anche di questo. È bello ragazzi, andate a provarlo da vicino e vedete come vi sta. Questo senza saldi costava 25,95€ e l'ho pagato 17,95€. Un altro pantalone che ho preso, invece questo molto carino, è stato un jeans classico nero, abbastanza skinny. L'avrei preferito anche un pochino più skinny giù, devo dire la verità. Però veste bene, abbastanza elastico e comodo da tenere su. Ed è a vita alta, perché volevo un pantalone nero che avesse una vita proprio bella bella alta.
Anche perché quel maglioncino che ho preso è normale, però io i maglioncini li preferirei un pochino più lunghi. Come dicevo, ho visto in negozio tantissimi maglioncini crop top che anche con i pantaloni a vita alta non riuscirei ad utilizzare in questo periodo perché fa super freddo. E quelli sono capi che puoi utilizzare in diversi ambienti o situazioni. Ecco, non sono comodissimi i maglioncini crop top per uscire di casa in maniera così normale, fare la spesa, uscire, fare una passeggiata normale perché fa freddissimo. Visto che quello veste normale, quel maglioncino che ho preso, però se t'abbassi un pochino comunque la schiena si scopre, ho detto ok, prendo un pantalone nero a vita alta, così risolvo tutti i problemi. Il mio shopping non è ancora terminato perché devo prendere altre cose tipo intime, calze, cose un po' più pesantine per quando partiremo. E fatemi sapere anche dove poter trovare degli stivaletti che hanno un pochino di pelliccia all'interno carini. Io li avevo presi su Amazon della Steve Madden, fantastici, costavano 150 euro alcuni numeri. Il mio numero, che è il 36, costava 38 euro. Ho detto, li prendo. Quando sono arrivati, il piede lì dentro non entrava, molto probabilmente a causa della pelliccia. Quindi ho dovuto fare soltanto un reso con rimborso perché il 37 costava 155 euro e anche no. Sto cercando degli stivaletti tipo anfibi che abbiano un po' di pelliccia all'interno. Non mi serviranno per camminare proprio sulla neve, perché quelli sono andata già a vedere, sono bruttissimi, ma vabbè. Ho cercato di ovviare il problema. Mi serviranno per tenere comunque il piede caldo, quindi sto cercando degli anfibi carini che abbiano della pelliccia all'interno. Fatemi sapere se avete qualche negozio da consigliarmi, dove poter vedere, specialmente con i saldi. Non vorrei spenderci troppo, quindi non vorrei arrivare alla cifra di quelli degli Steve Madden da 155 euro per intenderci. Ieri sono stata da Telly Whale e da Telly Whale ho fatto diversi acquisti. Allora, li ho fatti proprio in maniera veloce perché stava tipo per chiudere. Ho preso, visto che di quello fare il reso, un piumino, eccolo qua, e questo veste in maniera favolosa ed è super caldo, davvero non pensavo fosse così caldo. Ieri poi l'ho tenuto su. Ho detto, quando sono tornata, ho detto, non me lo metto di sera fuori casa mia, che comunque fa un freddo boia. Ho detto, lo metto, voglio proprio vedere se mantiene caldo. E mantiene un caldo assurdo. Ho preso questo, che all'interno è fatto così, ha un rivestimento tipo tutto pellicetta stile pailo, no? Mantiene molto caldo e poi non è super ingombrante, a differenza dell'altro. Questo l'ho pagato 35 euro, costavano circa 70. Secondo me ci vale tutti, perché poi sono stata anche da Alcott a vedere, ma a me non piacciono troppo i piumini, quindi ne ho preso uno giusto per non morire di freddo. Però è carino questo, sono stata da Alcott e aveva dei modelli simili a questi. Guardandolo dall'esterno, dicevo, wow, cavolo, è uguale, uno costava 13 e un altro 19, però addosso erano freddi e vestivano male. Poi sono stata fortunata anche perché neri erano rimasti soltanto due, ne aveva in tantissimi colori. Nero, ne avevo soltanto due ed erano tutti e due della mia taglia. Ogni tanto una gioia. Sempre da Telly Whale ho preso un'altra cosuccia. Ve la faccio vedere, questa è un pochino più sexy e bellissima. E si tratta di questo top. Allora, questo è S. No, questo è XS. XS, ma penso che vada bene lo stesso. È super bello, è super sexy. Io adoro queste cose tutte belle, spruzzicose, tutte così. Mi piacciono. Guardate i dettagli quanto sono belli. Allora, questo marcava a cartellino senza saldi 30 euro. Poi c'era 15 euro. Io ero, quando sono andata in cassa, ero convinto che era, ero convinto, io ero convinta che costasse 15 euro. Ma era andato un ulteriore sconto e l'ho pagato 9 euro. Sono stata contentissima, contentissima perché è bellissimo questo top. È davvero bello. Fatemi sapere se a voi piace. Giustamente è uno stile un attimino più particolare. Scusate le grida di sottofondo. Ma personalmente lo adoro. Adoro tutti questi dettagli, queste cose belle frufru. Altri acquisti. Allora, qui che cosa c'è? Ah, qui ci sono delle cose di Calzedonia che il mio fidanzato poi si è offerto in casa gentilmente di regalarmi. Ho preso degli autoreggenti. Io ho una passione fortissima per l'intimo. Io adoro tutte le cose intime, femminili, proprio queste cose mi piacciono un botto. E ho preso questi autoreggenti che sono classici, cioè non hanno nessun disegnino qui, ma poi hanno su nella parte della gamba, no? Che fanno l'effetto tutto molto bello.
hanno su questo dettaglio così, questo ricciolino con questo fiocchetto. Li trovo molto sexy, li ho pagati al 50%, Calzedonia aveva dei saldi, ha dei saldi bellissimi, li passerò perché c'è anche nella mia città. Hanno messo i calzini 10 paia, 10 euro. Poi io poi anche il feticismo dei calzini, quindi passerò, andrò a comprarmi anche 10 paia di calzini. Ho preso queste calze, anche queste molto sexy, queste da mettere sotto un vestitino, dove dietro hanno questo dettaglio così e la parte giù che è un pochino più coprente. Comunque belle, 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 costavano 10 euro e le ho pagate 9,95, vabbè, ho pagato 5 euro. Non mi fate fare queste divisioni dei centesimi, sono negata. Poi vedo un'altra cosa qui, ma io avevo comprato anche... No, aspettate, manca la busta. Sono stata da Idea Bellezza. E da Idea Bellezza sono entrata così. Ho detto, ma sì, vado a fare un giro. E ho trovato il mio amato shampoo, questo. In offerta ad 85 centesimi. Ce n'erano solo 3 e li ho presi tutti e 3. 1, 2 e 3. Poi da Idea Bellezza ho comprato di nuovo il Pantene 3-Minute Miracle. Ho preso questo multinutriente perché avevo provato la linea, quella lì classica. Mi piace tantissimo come balsamo, lo pago 2,70 euro da Idea Bellezza, poi magari ci sono sconti insomma in giro. Lo pago 2,70 euro ed è molto bello, sono 150 ml, basta un pochino. Mi sta piacendo molto perché avendo i capelli grassi sto cercando di utilizzare quanto meno maschera possibile, perché la maschera voi non voi un po' ti appesantisce. Invece questi li districa bene, quindi evita nel momento dello spazzolamento di spezzarli. E poi non sono appesantiti. Super promosso, mi piace tantissimo e ho continuato ad acquistarlo. Ecco l'ultima busta, questa cosa che ho preso, non so se era in saldo oppure no, ma costava pochissimo. Ho detto, proviamola, le faccio vedere. Sono stata nelle profumerie... Olscente... Ho preso questa crema alla bava di lumaca. Io una volta avevo provato una crema alla bava di lumaca sul corpo. Mi era piaciuta tantissimo. Ora, io questa l'ho pagata 4 euro ed effettivamente non so con 4 euro che risultati potrò mai ottenere. Perché questa è un contorno occhi. Vedete, contorno occhi, sempre la ricerca di creme per il contorno occhi. Ne provo a bizzeffe, dalle più costose alle meno costose. Bava di lumaca, contorno occhi, occhiaie, borse, zampe di gallina, tutti i tipi di pelle. Qui dice che è un prodotto pensato per contrastare gli antiestetici segni d'espressione sin dalla loro prima comparsa. L'uso quotidiano per 5-7 giorni dona uno sguardo riposato e un colorito più luminoso. Nel tempo, 30-40 giorni, si otterrà una correzione visibile delle rughe del contorno occhi, delle occhiaie e delle borse. Il trattamento occhi alla bava di lumaca è indicato per pelli secche e delicate. All'estratto, vabbè, qua dice applicare mattina e sera sul contorno occhi massaggiando il contorno occhi, le occhiaie e le borse. Vediamo se effettivamente ci sarà un cambiamento. E così ci vediamo tra 15-20 giorni e vi farò sapere com'è. Sapete che c'è? Alcune volte quando vedi un prezzo così piccolo non ti aspetti troppi risultati. E forse è sbagliato pensare così, perché non sempre tutti i prodotti che costano tantissimo ti danno gli stessi risultati. Infatti vi farò una comparazione tra due fondotinta, uno super costoso perché costa tanto e un altro che costa pochissimo. E mi sono trovata meglio con quello che costa pochissimo, quindi vi lascio immaginare. Però ero super incuriosita e l'ho presa anche per un altro motivo, per testarla insieme a voi, perché so che vi piace tantissimo avere recensioni su prodotti comunque low cost. Che siano tutti i miei acquisti fatti con i saldi. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso e mega bacio e come sempre ci vediamo.